Rinasco da me, l'evento sul ricordo della giornata contro la violenza sulle donne, organizzato dal vice sindaco di San Cataldo, Marianna Guttilla, alla presenza del sindaco Giochino Comparato e in collaborazione con il Comando Provinciale dei Carabinieri di Caltanissetta, diverse associazioni che agiscono sul territorio sangataldese e con la presenza di alcuni componenti della squadra di calcio della Sangataldese, della squadra femminile Gloria Città di San Cataldo e la Tauri Rugby. Si sono radunati intorno alla panchina rossa di Piazza Papa Giovanni XXIII, dedicata ad Ivana Intilla, dove i familiari si sono uniti al ricordo della ragazza, per poi trasferirsi alla Sala Paolo Borsellino, dove attraverso le slide di aiuto del Comando dei Carabinieri, testi recitati e momenti di comunità, si è ricordato il valore del 25 novembre e del suo forte significato. Abbiamo voluto fortemente organizzare questo evento, come abbiamo fatto anche lo scorso anno, perché crediamo nel valore dei momenti condivisi con l'intera comunità sancataldese. Infatti abbiamo avuto tante testimonianze da parte di associazioni, di organizzazioni e anche di singoli che si sono uniti insieme a noi proprio a questo evento e all'organizzazione di questo evento. Ecco la testimonianza del fatto che davvero crederci e lanciare dei piccoli semini e porta i loro frutti anche a distanza di un anno. Abbiamo voluto ricordare Ivana Intilla, una nostra concittadina vittima di femminicidio, e siamo proprio voluti partire dalla panchina rossa intestata a lei, posta di fronte al comune. Abbattere le barriere della violenza è semplice, ma allo stesso tempo un duro lavoro. Bisogna partire dall'educare i nostri figli, e per educare i nostri figli il primo esempio siamo noi genitori. Bisogna educare ragazzi a diventare degli adulti rispettosi e bisogna crescere ragazze sicure di sé, ma soprattutto rispettose del proprio corpo. Fondamentale il ruolo dei genitori in questo caso. I nostri figli oggi vivono di modelli, appunto modeling, imitazione. I piccoli è facile che imitano i propri genitori, e in una famiglia dove c'è tanta violenza e poco amore cresceranno ragazzi che avranno delle situazioni spiacevoli da grandi, dove l'uomo sarà autorizzato a picchiare e la donna sarà autorizzata a subire.